Ciao JJ, ciao Antonio, ciao, alla pasticceria Primavera, due amici della notte. Comunque, sì, ma questa festa è troppo americana, noi l'abbiamo festeggiata. Ti denunzio una cosa, di fronte aprirò una nuova pasticceria, si chiamerà Estate. Estate? Grande! Una nuova pasticceria con... Abbiamo un sogno e lui che dobbiamo andare a Cuba a fare un'operazione, sì, vabbè, torniamo. Ma non è possibile, il gelato più buono del mondo è a Sorrento, pasticceria Primavera Caffè. Antonio, che ci dici di questa serata di Halloween? Halloween è passata, a lui non gli piace questa festa, è troppo americana, è troppo però americana, non fa parte della nostra cultura. Parliamo di Napoli. Quando gli statunitensi celebreranno la Pasqua con la pastiera, allora, il Natale con le zeppole, allora, solo allora la pastiera alla Casa Bianca sarà mio. Ok, allora prossima tappa per Antonio, la pastiera ad Obama. Quando Obama tutte le televisioni mondiali, ma là con telefonini, chi lo metterà a fare? Allora, troppe indagini. Allora, ragazzi, ma quando Obama metterà il bambinello nel presente? Era che scoprono la ricetta, manca per telefono. No, una domanda molto seria in tema di dolcetto e scherzetto. La vostra esperienza dalla Rai, cioè tu che vieni questa esperienza da questa maratona di nuoto, da queste interviste televisive, che cosa ci dici? Che messaggio ci porti a Sorrento? Beh, quanto riguarda la nuotata che ho fatto, è stata un'emozione unica, veramente una cosa bellissima, un'emozione che ha portato in TV. Giulio ovviamente Travaglio, il grande campione di nuoto tifo di tutti i tempi, che mi ha accompagnato in barca, avere la vincitrice della Capri Napoli, Martina Lamberti, insomma, che mi ha una soddisfazione insieme ad altri due campioncini delle Fiamme O, è stato veramente ma ci vuole un dolce da dedicare a Gegè Antonio. Allora, d'accordo, un nuotatore, scrittore, giornalista, e diciamo che è uno che conosce anche il territorio, guarda, il territorio come parecchi territori, non solo questo. Purtroppo, da là, meno male forse, però purtroppo sono stato uno dei migliori clienti di Antonio. È bene. Gli occhi congelati. Fissa, vero. Purtroppo mi è costato brioche molto congelato. No, però virgolette disintossicare. Guarda pure che belle ragazze vanno là un po'. Ci sono belle ragazze, la serata di Halloween. Ciao! Antonio saluta, Gigi saluta. C'è da dire pure una cosa, io mi faccio una cosa apposta per lui a... Una serata dedicata a GG. Una base leggera ad olio d'oliva, va bene? Come quella tu che assaggiate. Facciamo qualche gusto. Deve essere pure di ridotti dimensioni. Qualche gusto retro o tradizionale sorrentino. Se poi vuoi farmi un regalo, deve essere una cosa estremamente mignola. Estremamente mignon. Estremamente mignon. Sì, è infatti solo. Va bene, allora dopo l'esperienza della Rai con Franco Di Mare e Paola Perego, dopo l'esperienza di Antonio sempre sul Rai 1 con la presentazione di dolci particolari, ci sarà un dolce dedicato alla grande nuotata, al record di chi li persi. Certo. Di chi li persi, c'è gente che ha perso ancora più chili di me. È una bella serata, un bel incontro, due amici con il cronista che si diverte. Antonio, chiediamo alle signore come io sono un umile pasticcere, già confrontarmi a parlare con lui già per me c'è un pasticcere o scrittore, un pasticcere e due artisti, più ancora un grande gelataio, quindi due artisti della notte, due artisti dello sport. Sì, Antonio è... Pure è un grande ballerino, lo sapete che lui è un bravo ballerino. Ma lo era anche quando c'era qualche chilo in più. Grazie a tutti. Grazie ragazzi. Positano News vi saluta, Gigi Manesca, Gigione Manesca vi ha filmato in questo siparietto per ricordare gli amici della costanza di GG, della voglia di GG di migliorare. Quindi con gli ingredienti giusti, con il dolce e l'attocco di Antonio, il saluto di Gigi Manesca, ciao GG, ciao Antonio. Ciao.